sono i loro colori e la loro pavimentazione, per cui sembra di stare in una piazza. Cambia la storia ad Avellino, addio al mercatone, vedete alle mie spalle, siamo in via Ferriera, non c'è più la scritta che ha campeggiato per tantissimi anni sulla struttura, da un paio di giorni c'è la scritta Vivendi, Vivendi è la società che gestirà il nuovo mercatone, ci saranno tantissime attività all'interno, facciamo insieme questo viaggio insieme alle immagini di Guido Crescitelli. Ci siamo, abbiamo fatto effettivamente un miracolo, considerate che in questa struttura da circa 3 mesi stiamo lavorando giorno e notte, sono circa 110 dipendenti della società Leucos che ha realizzato i lavori, che sta realizzando i lavori, attualmente dopodomani inaugureremo questo centro, che è Sole 365, è un supermercato di qualità, di eccellenza, l'idea vincente del nostro progetto che è stata accettata dall'amministrazione comunale di Avellino nasce come un centro di interscambio, di parcheggio di interscambio. In effetti qui abbiamo un tunnel che serve la città dalla periferia, che sbarca all'interno del centro e dove avremo 450 posti macchine. Poi abbiamo altre strutture all'interno, una riabilitazione, abbiamo un asilo nido, abbiamo uffici comunali, abbiamo un ristorante, ristorazione, qualche piccola altra attività. Ma essenzialmente il parcheggio è fruibile da tutti i cittadini di Avellino che si fermano qui per andare al centro città. Sono i loro colori e la loro pavimentazione, per cui sembra di stare in una piazza. Mercoledì apriremo, parzialmente abbiamo il piano superiore, sono quello dei parcheggi, abbiamo i parcheggi esterni che sono collegati anche all'interno attraverso ascensori e rampe, la rampa esterna, poi apriremo il supermercato, a gennaio sarà tutto aperto, contiamo di chiudere tutte le altre strutture, mercoledì consegneremo anche l'asilo nido, consegneremo gli uffici comunali che forse non saranno subito utilizzati dalla pubblica amministrazione, però noi li consegneremo. E poi a seguire, a dicembre, chiuderemo anche la piazza superiore, avremo una bellissima piazza sul Largo Ferriera, quindi avremo quella riqualificazione con una rampa d'accesso al parcheggio superiore scoperto, avremo una rampa pedonale. Attualmente dal Largo Ferriera avremo l'accesso pedonale dal centro città, e quindi un collegamento attraverso quel sistema di pensiline con gli ascensori che porteranno anche a questo livello, al piano superiore, che sono completamente parcheggi coperti.